Benvenuti ad Interview, l'opinione del personaggio del giorno. Come abbiamo annunciato ieri nelle nostre edizioni del telegiornale, nuova nomina per Alberto Milotti, neo presidente di Europlatforms. Oggi il dottor Milotti è ai nostri microfoni, intervistato da Benedetta Piscitelli. Dottor Milotti, gli interporti italiani sono, lei ha dichiarato, pionieri di intermodalità in Europa. Perché? Perché la legge istitutiva degli interporti italiani ha compiuto 33 anni quest'anno, compierà 33 anni quest'anno. È infatti del 1990 ed è stata la prima legge europea che ha istituito e finanziato queste infrastrutture di trasporto che promuovono l'intermodalità. Tant'è che oggi questa legge, noi come associazione la consideriamo un po' vecchiotta e vorremmo darle una rinfrescatina in un'ottica. Sono passati 30 anni, il settore dei trasporti di intermodalità è cambiato tantissimo, le infrastrutture guardano gli aspetti energetici oltre a quelli dei trasporti e quindi è assolutamente fondamentale. Volendo cambiare, migliorare con la normativa, che apporto possono avere le istanze, ma anche suggerimenti dei privati? Ma i privati sono il cuore dell'intermodalità, perché sono loro che operano i servizi di trasporto door-to-door, operano i servizi di trasporto dell'ultimo miglio. Gli interporti o le infrastrutture pubbliche come i porti sono dei punti nodali che accolgono il lavoro degli operatori privati. Quindi le istanze degli operatori privati saranno sicuramente fondamentali e i loro suggerimenti dovranno essere tenuti in considerazione dal legislatore e da chi propone la legge prima e dal legislatore successivamente. Grazie ad Alberto Milotti, presidente di Europlatforms. Appuntamento a domani per una nuova interview al personaggio del giorno.